facili.eu. Oggi faremo l'unboxing e proveremo questo fantastico monitor Philips da 28 pollici Ultra HD 4K 288P6. Vediamo un pochettino quello che ci offre la confezione. All'interno della confezione troviamo cavo VGA, adattatore della presa di corrente Shugo, cavo DVI e jack. Cavo HDMI e il DisplayPort. Dotazione di cavi al completo. Manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità. Base solidissima e pesante, ragazzi, vedete, col perno, con la vite che poi si gira. Ed il monitor. Ed eccolo in tutto il suo splendore. Ma ora vi faremo vedere come lo montiamo. Tasto di accensione, entrata USB, connettori per la ricarica rapida e USB 3, due porte USB 2.0. Nella parte bassa andiamo a trovare l'uscita per le cuffie, l'entrata audio, una VGA, la DisplayPort, l'HDMI e l'uscita DVI e i due altoparlanti, vedete in basso. Andiamo a installare la base facendo combaciare il tutto. Stringiamo la vite. E lo montiamo subito. Collegando la porta USB 3.0, il monitor diventa un comodo hub con delle porte USB 3.0 e 2.0, in più quella alta velocità di ricarica. Il monitor è fantastico, soprattutto per applicazioni CAD, ha una risoluzione 4K Ultra HD 3840x2160, sono dei pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini veramente stupende. La grafica 3D quindi si vedrà in maniera eccezionale e soprattutto la gamma di colori è fantastica. Poi questo monitor ha anche lo Smart Response, una tecnologia Philips che una volta attivata regola automaticamente i tempi di risposta in base ai requisiti specifici di applicazione, ad esempio il gioco o per la visione dei film, quindi utile praticamente se voi state montando un video, quindi dovete vedere le immagini senza sfarfallie o effetti fantasma. È fantastico. Inoltre, visto che si può mettere verticale, è anche utile per i fotografi o per chi produce storie Instagram o cose particolari. Menu multilingua in italiano con tantissime opzioni, tra cui la possibilità di utilizzare come se fossero due schermi, cioè una finestrella più piccola che vi fa vedere appunto un altro ingresso. Inoltre l'audio, ad esempio se voi la collegate con HDMI o DisplayPort, tramite il jack della cuffia potete collegare ad esempio una cuffia appunto o un sistema audio. I tasti dello schermo sono touch, veramente un monitor consigliato per chi fa video editing, grafica 3D, per avere un ampio spazio con tantissime icone, i programmi li vedrete proprio al massimo del loro utilizzo con tanto spazio appunto nello schermo. Iscrivetevi al canale, spero che il video sia stato di vostro gradimento, alla prossima!